Raccogliere i voti dei delusi del centro-sinistra e dal PD e di quanti non si riconoscono nella proposta dell'ala destra della coalizione di centrodestra. E questo è l'obiettivo di Noi con l'Italia UDC, che ha presentato le sue candidature per Camera e Senato. Accanto al segretario dell'UDC regionale Enrico Di Giuseppe Antonio, attualmente sindaco di Fossa Cesia, ci sono due big del Teramano come Giulio Sottanelli e Gianni Chiodi. Il presidente emerito della regione Abruzzo proprio all'ultimo ha scelto la lista centrista dopo l'esclusione dalle candidature di Forza Italia, che ha scelto di non presentare consiglieri regionali in carica. No, c'è una delusione per i territori, cioè c'è stata un'assenza di considerazione ai territori di Teramo e dell'Aquila, e questo purtroppo è un errore di Forza Italia. Però noi ci siamo, cerchiamo comunque di rappresentarli, faremo del nostro meglio. Una bella squadra, direi, personalità importanti, da Giulio Sottanelli a Gaetano Quagliariello, a Enrico Di Giuseppe Antonio, tutte personalità che si sono anche contraddistinte per un'attenzione verso i loro territori di riferimento. La grande fuga di D'Alfonso, dovuta al fatto che presto saranno evidenti tutte le fumisterie, il castello di chiacchiere che ha creato, e quindi scappa verso il Parlamento, rimette in gioco la Regione, e tra sei mesi, quando si andrà a votare, la Regione sarà una partita tra 5 Stelle e centrodestra. Sempre nel campo del centrodestra, giovedì in Abruzzo arriverà il leader della Lega Matteo Salvini. L'unica tappa regionale in programma è prevista a Colonnella in provincia di Teramo, con inizio alle ore 18 al Cineplex Arcobaleno. Matteo domani verrà in Abruzzo, verrà a supportare la sua squadra sul territorio regionale. I punti fondamentali di questa rivoluzione del buonsenso, che vanno a una situazione di abbattimento della legge Fornero, alla crescita del lavoro, dell'occupazione, al ripristino della legalità e della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, e poi a scendere anche per quanto riguarda tutte le questioni relative alla pace fiscale e agli aiuti alle famiglie, alle imprese, per poter permettere a questa nostra nazione di ripartire.